Ciao a tutti, ama solo chi dimostra di amarti. Questo è veramente un must, diciamo, per il benessere affettivo sentimentale. Devi imparare, se vuoi stare bene, se vuoi viverti delle storie d'amore pulite, delle storie d'amore che ti danno a pagamento, devi imparare ad amare soltanto chi dimostra di amarti. Chi non dimostra di amarti, anche se tu provi, diciamo, inizialmente un attaccamento, perché altrimenti non si porrebbe il problema. Devi imparare a crearti degli automatismi, ed è possibile farlo, di sgancio automatico, come, diciamo, non so, i pedali della bicicletta, quando i pedali con l'aggancio, quando stai per cadere, ti si sganciano automaticamente. Questo è fondamentale per il proprio benessere, per la propria salute, anche perché gli amori sbagliati, gli amori tormentati, cioè amare chi non ti ama, ti farà ammalare perché una tua parte dentro entrerà in compressione perché si comprimerà il pathos, cioè non puoi ricevere amore fondamentalmente. E quindi entrando in compressione, questa energia compressa si andrà a canalizzare o su un organo bersaglio, per cui andrai a somatizzare delle più svariate, diciamo, malattie, oppure andrai a somatizzare, diciamo, a livello mentale, quindi si innescherà una situazione di disagio, di malessere mentale. Quindi è fondamentale per se stessi, diciamo, ma anche per la propria vita, è necessario, indispensabile per la propria salute, per la propria vita, per la propria esistenza e per evitare di precludersi delle possibilità di perdere dei treni che altrimenti potrebbero arrivare, è indispensabile amare soltanto chi dimostra di amarci e non lo dimostra attraverso le parole, perché a dire ti amo, diciamo così, sono capaci tutti. Ti amo è semplicemente una parola detta che ha valore zero. Cioè uno che dice ti amo o una che dice ti amo non vale nulla fondamentalmente se dietro a questo ti amo non ci sono delle azioni, non ci sono dei comportamenti. Amare chi non ci ama è come, diciamo, innamorarsi di un cancro che, come dire, ci corrode da dentro fondamentalmente. E spesso succede questo perché ci manca il coraggio. La cosa principale è la mancanza di coraggio. Se tu ti rendi conto che una persona non ti ama, metti in atto tutte le strategie che vuoi per riuscire a farli innamorare, per riuscire a coinvolgerlo, ma potrai metterli in atto soltanto se prima ti decoinvolgi tu eventualmente. E il modo migliore, diciamo, per decoinvolgersi è mandarlo a fanculo, diciamo, tra virgolette, cioè mandarlo a stendere. Questo è il modo migliore per sia decoinvolgerti, sia per riuscire a superare dei blocchi che altrimenti ti impedirebbero di stare bene, perché nel momento in cui tu ti coinvolgi con una persona che non ti ama, in realtà ti coinvolgi perché hai dei blocchi emotivi, altrimenti non ti coinvolgeresti. Ti innamori, ti coinvolgi con chi non ti ama se questa persona va ad amplificarti i turbamenti, va ad amplificarti le tue paure fondamentalmente. Invece chi ti ama, che non ti amplifica queste paure, devi fare un atto di scelta, un atto di volontà, diciamo, un atto volitivo, quindi devi avere proprio l'intenzione. E questa è un'intenzione positiva, è possibile farlo, perché se capisci che uno si comporta, non quindi ti dice a parole, ma si comporta come, diciamo, una persona innamorata, allora inizia a dedicare le energie, perché nel momento in cui inizierai a dedicare energie, inizierai piano piano a coinvolgerlo, a coinvolgerti sempre di più. E invece succede il contrario, che tu dedichi le energie a chi non ti ama, e quindi vai ancora di più a coinvolgerti proprio con chi non ti dà nulla. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo imparare a fare nella nostra vita. E quindi le cose fondamentali per vivere bene le relazioni sentimentali di fatto sono due. Si traduce col fatto di amare chi dimostra di amarti, questa è la cosa fondamentale, perché però come fare ad amare chi dimostra di amarti? Intanto devi sganciarti da chi non ti ama, quindi devi mandarla a cagare. E
come fare, dici, come faccio a sganciarmi da chi non mi ama? Bene, devi andare ad abbattere il vincolo che ti tiene legato a questa situazione, che ti tiene legato a questa persona. Il vincolo è sempre una paura. E devi capire tra le tante paure che ti tengono agganciato qual è quella egemone, perché la paura egemone è generale. Una volta che tu hai abbattuto la paura egemone, tutto l'esercito, diciamo, sfila via, un po' come abbatto l'impero sovietico e poi schiocco le dita e faccio cadere il muro di Berlino. Ma se non avessi abbattuto l'impero sovietico prima, il generale, diciamo così, schioccando le dita, il muro di Berlino non cadeva. Invece dopo si cade. Questa è la cosa principale, fondamentale che devi imparare a fare, quindi andare a riconoscere la tua paura egemone, puoi farlo colloquiando una volta che sei entrato in emotività con la tua parte emotiva. E poi devi invece, da una seconda fase che puoi portare avanti anche in parallelo, iniziare a dedicare energie a chi dimostra di amarti. Perché se tu non sei coinvolta o coinvolto inizialmente, devi imparare a coinvolgersi, quindi anche per coinvolgersi c'è un metodo, diciamo così. Il metodo è quello di dedicare energie alla persona alla quale vogliamo coinvolgerci, a quale abbiamo deciso a livello cognitivo, razionale, perché questa persona ci sta dimostrando delle cose che è necessario coinvolgerci. Quindi iniziamo a dedicare le energie. Più energie inizierai a dedicarli, più riuscirai a coinvolgerti, meglio sarà per te fondamentalmente, meglio sarà per te perché inizierai a, diciamo, coinvolgerti con una persona che è già coinvolta con te, per cui inizia un meccanismo virtuoso di positività. Entri in un ciclo positivo in cui tu ami e sei ricambiata o ricambiato, che è la cosa principale, la cosa fondamentale per stare bene, fondamentalmente amare essendo ricambiati. E invece, quando ti coinvolgi con chi non ti ama, in realtà cosa succede? Che tu dai e non ricevi niente, come se inizi a prestare soldi a una persona che mai te li restituisce e tu continui a dare, a dare, a dare. A un certo punto finisce che non riceverai mai più nulla in cambio, questo è evidente, per cui devi imparare a invertire proprio la clessidra. E per invertire questa clessidra devi appunto iniziare a dedicare energie alla persona che invece ti ha già dimostrato di essere coinvolta con te, ti ha già dimostrato di amarti, e nel frattempo togliere carburante a chi invece non ha dimostrato nulla e soprattutto non ha dimostrato di amarti. Per togliere il carburante devi capire qual è il legame che ti tiene collegato. E come dicevo prima, il legame è sempre una paura egemone. Tra le tante paure, c'è la disistima, il rifiuto, abbandono, senso di colpa, eccetera, eccetera, ce n'è una egemone. Devi andare a beccare quella, perché una volta che hai beccato quella, la fai crollare e crolla il muro di Berlino perché hai ucciso, diciamo, ciò che alimenta il muro di Berlino, fondamentalmente. E questo puoi farlo attraverso un dialogo intrapsichico con la tua parte emotiva che capisce il tuo linguaggio. Questo è più o meno il metodo che dobbiamo mettere in atto se vogliamo, diciamo, imparare ad amare e ad essere amati, quindi entrare in un ciclo virtuoso di rapporto, in un rapporto d'amore reciproco, che è quello fondamentale per stare bene. Questi temi di come sganciarci dalla persona che ci fa soffrire, come imparare ad abbattere le paure, li tratterò per chi fosse interessato questo venerdì 31 marzo a Torino, alle 20:45 presso l'Educatore della Provvidenza, il corso 3013, in un seminario appunto che sarà basato su come amare se stessi, quindi come abbattere le proprie paure, incrementare la propria autostima e coinvolgere le persone che ci interessano. Quindi il riferimento, se sei interessato, è il 333 15 11 703. E però cercherò di insegnare proprio questi metodi per uscire fuori da questo seminario avendo gli strumenti per sganciarci da chi ci fa soffrire e per eliminare fondamentalmente le paure che abbiamo e poi poter coinvolgere invece le persone che ci interessano. Quindi venerdì 31 marzo alle 20:45, corso 3013, presso l'Educatore della Provvidenza a Torino. Riferimento è 333 15 11 703. Inoltre ti ricordo che se ti iscrivi al mio canale YouTube potrai vincere dei corsi gratuiti con me e scegliere se farli dal vivo o via video. Saluto tutti e auguro una buona serata. Ciao!